maggior fattore si creava di qua per poter ascoltare i servizi, ma vi è stato negato l'accesso. Eh sì, questa è una questione che riguarda tutta la regione, i consiglieri dei 5 Stelle e anche Fattori erano qua perché abbiamo voluto essere presenti ed assistere alla conferenza dei servizi. Questo è in virtù delle prerogative che sono riconosciute alla funzione del consigliere regionale. Allora, noi avevamo fatto come 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, una comunicazione dove citavamo l'articolo 9 dello statuto che garantisce tra le prerogative dei consiglieri quella di... tanto questo lo tagliate, no? Ho sbagliato a tagliare, a far culo, aspetta . Aspetta. Ci siamo appellati all'articolo 9 dello statuto regionale che garantisce nelle prerogative dei consiglieri quella che l'articolo 1 dice che i consiglieri regionali rappresentano l'intera regione. In funzione di questo articolo 9, se si legge la legge regionale del 2009, la 40 del 2009, l'articolo 25, cito: la regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici. Quindi noi, essendo dei rappresentanti istituzionali di tutta la regione e rappresentiamo l'interesse pubblico regionale, avevamo il diritto e secondo noi anche il dovere di essere presenti come uditori alla conferenza dei servizi. Allora, che cosa hanno da nascondere? Perché noi volevamo solo ascoltare quello che si stavano dicendo. Ci hanno detto che una procedura è stata convocata dalla città metropolitana che ha un'indipendenza amministrativa tanto quanto quella regionale. Secondo noi è una supercazzola che verrà impugnata in tutti i modi, si crea anche un precedente. Noi faremo battaglia anche nella Commissione Affari Istituzionali perché questa è una questione che lede il diritto dei consiglieri regionali. Allora ci chiediamo che cosa si fanno a fare le elezioni se poi nella funzione anche di opposizione e di controllo non ci è garantito questo diritto. Che cosa hanno da nascondere? Noi vigileremo sempre.